Buonasera e bentrovati per una nuova puntata di Una Mela al Giorno. Buonasera ad Andrea Lupoli, una nuova puntata che si apre nel segno quasi di una rinuncia, anzi potremmo dire di una fuga a tutti gli effetti. È una fuga che avviene all'interno degli ospedali, è una fuga non legata ai pazienti, perché questa sera parleremo invece della fuga dei medici, appunto, dagli ospedali pubblici. Perché? E stiamo dicendo questo perché Anao Assomed qualche mese fa ha somministrato un questionario ai medici ospedalieri, dove in effetti si andavano ad analizzare alcuni parametri che racconteremo questa sera, e uno di questi fondamentalmente era legato proprio a quello che in proiezione sarebbe stata la loro attività professionale negli anni a venire. Ecco, più della metà, quindi oltre il 50% dei medici ospedalieri si vede nel giro di 2 anni fuori dalle strutture sanitarie stesse. Quali sono i motivi? Beh, ce n'è uno in particolare: un profondo disagio, una profonda ferita che, attenzione, non è andata, per così dire, a verificarsi solo ed esclusivamente a causa della grande pandemia che ancora stiamo vivendo e che ha caratterizzato tutto lo scorso anno, ma questo è stato solamente un elemento aggravante in più, perché purtroppo il malessere dei medici, per così dire, ha radici profonde e sono quasi strutturali in un certo qual modo. Facciamo un passo alla volta, facciamo un piccolo passo indietro e partiamo proprio dall'inizio, appunto, da quando la Anao Assomed ha somministrato questo questionario. Ne parliamo con il nostro ospite, un ospite importante, il dottor Costantino Troise, presidente nazionale Anao Assomed, in collegamento tramite Skype. Buonasera e ben trovato, dottor Troise. Buonasera e grazie per l'invito. È un piacere davvero, è un piacere perché è sempre stato un osservatore attento e ovviamente la Anao da questo punto di vista ha sempre seguito con grande attenzione alcuni passaggi proprio relativi ai loro medici e in questo caso al personale che si trova ad operare all'interno degli ospedali pubblici. L'abbiamo detto, l'anno che è appena trascorso non è stato dei migliori, tutt'altro, uno degli anni peggiori negli ultimi 70 anni, ma quel malessere a cui facevo riferimento pochi istanti fa ha radici molto profonde, presidente Troise. Beh, il quadro che emerge dalla nostra indagine è sicuramente poco incoraggiante, perché disegna una popolazione professionale, quella dei medici ospedalieri e dei dirigenti sanitari, sull'orlo di una crisi di nervi, in preda a uno stress fisico e psichico, in cui gli umori prevalenti sono dominati da una profonda stanchezza fisica e psichica e da un senso di frustrazione. Il virus ha amplificato quello che erano lo stato delle condizioni di lavoro che ormai da 10 anni regola il sistema ospedaliero per quanto riguarda i medici e i dirigenti sanitari. Un lavoro che viene ancora considerato come affascinante e gratificante dai nostri medici, ma che diventa sempre più gravoso e sempre più rischioso. Un lavoro che fa fatica a conciliare con i tempi di vita, soprattutto per le donne, che ricordo si avviano a diventare la maggioranza che lavorano negli ospedali, che sono già oggi la maggioranza tra medici e infermieri della forza lavoro in sanità. Condizioni di lavoro al limite della sopportabilità, perché il virus ci ha regalato un aumento della complessità clinica, dell'intensità assistenziale, dei carichi di lavoro, oltre che di essere contagiati e con il rischio di contagiare a propria volta i familiari. Sì, il quadro è chiaro e drammatico al tempo stesso, presidente Troise. Riflettevo in effetti su quel passaggio relativo alla sicurezza appunto del personale sanitario e soprattutto sulla difficoltà nel conciliare un privato che evidentemente non si sposa con quei ritmi professionali che sono andati ad aumentare, lo sappiamo, a causa della pandemia, ma che anche
negli anni scorsi, ne abbiamo parlato anche con lei, lo abbiamo fatto attraverso Radio Cusano Campus, la nostra radio, sicuramente erano già da cambiare, bisognava fare molto da quel punto di vista. Oggi ci troviamo di fronte a uno scenario complicato. La domanda è, la fuga a questo punto diventa una fuga verso il privato dei medici, dottor Troise? Beh, il dato che da tempo avvelena le condizioni di lavoro dei medici ospedalieri è dato alla carenza numerica. Nel decennio di tagli abbiamo perso 7.000 posti di lavoro stabile, lavoro vero, non sostituiti, insomma. E anche le assunzioni fatte sull'onda d'urto della pandemia, circa 7.000 medici, compensano a malapena quelli che sono i medici andati via e il più delle volte si limitano a sostituire lavoro precario, lavoro usa e getta con lavoro stabile, insomma. Tenga presente, soprattutto per quanto riguarda le donne, la chiusura delle scuole ha comportato un aumento dell'attività domestica, necessità di accudire i figli senza poter utilizzare il welfare familiare costituito dai nonni. La fuga è verso il privato si sta riorganizzando perché c'è necessità di rispondere a tutte le patologie non Covid, cui il pubblico ha rinunciato, e anche verso settori di convenzionamento, pensiamo ai pediatri, che sono molto più vantaggiosi dal punto di vista economico e di condizioni di lavoro. Sì. Ma in linea di massima, dovevamo già una popolazione che era la più anziana del mondo, e dico del mondo, quindi in qualche modo la pensione viene vista come una meta desiderata e agognata e a volte avvicinata. Ma molto spesso si rinuncia addirittura a incassare la pensione pur di poter svolgere un'attività professionale in proprio come liberi professionisti oppure in strutture private più o meno convenzionate. Ecco, io su questo vorrei soffermarmi un attimo, perché nel momento stesso in cui parliamo dello stato di salute, diciamo così, del lavoro dei medici all'interno degli ospedali, in realtà non stiamo citando esclusivamente la categoria dei medici, ma stiamo parlando di tutti noi. Stiamo parlando delle persone che si troveranno o si trovano ad orbitare appunto in ospedale, stiamo parlando di tutti coloro che sono in lista d'attesa per un intervento chirurgico o magari devono sottoporsi appunto a degli screening o a delle terapie periodiche, ci arriveremo fra pochi istanti con il presidente Troise. E quindi in realtà riguarda il benessere la collettività, e la salute della collettività di tutti. Questo è un dato che mi preme evidenziare, al pari di quello femminile. Visto che lo citava presidente Troise, negli ultimi anni si è parlato tanto del numero sempre crescente delle donne medico, per l'appunto, che come ricordava in apertura stanno per superare gli uomini, ma il sistema però non sta virando verso il rosa, se mi passa la battuta e la semplificazione giornalistica, Presidente. No, il sistema non fa niente per facilitare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro. Un sistema poco flessibile e poco attento anche alla maternità, sbandierata come valore sociale, ma di fatto non sostituita quando capita ad una medica ospedaliera. Insomma. Un sistema che non si accorge che già oggi, al di sotto dei 40 anni, le donne sono maggioranza e nel giro di qualche anno, visti i pensionamenti che attendiamo e le fughe che vediamo, le donne diventeranno maggioranza della popolazione medica anche in altre fasce di età. Ma se non riusciamo a rispondere a questa legittima esigenza, insomma, di poter vivere i valori della famiglia e della persona insieme con quelli professionali senza trenerie, noi aumenteremo la frustrazione se non la fuga. E avere un medico che vive la professione con frustrazione, non so se è un dato preferibile a quello di non avere medici. Noi abbiamo un problema che viene da lontano. Una programmazione fallimentare ha determinato una carenza numerica che è alla base di turni notturni e festivi ripetuti e continui. Insomma. Avere una vita appesa a dei turni che sono da cambiare quando coincidono con esigenze familiari non è piacevole. Ed avere un sistema come quello della pandemia, in cui addirittura il turno ti può capitare senza alcun preavviso e viene raddoppiato e moltiplicato, oltre che essere di per sé più pesante, è un elemento che accentua quel senso di difficoltà della popolazione professionale. Ma c'è un altro elemento, insomma, una profonda esclusione
da ogni potestà decisionale in merito al proprio lavoro. Sul lavoro dei medici decidono tutti, tranne che i medici. Decidono i direttori generali, i direttori sanitari, assessori, un mondo intero, tranne quelli che sono i protagonisti di questo lavoro. Certo. Noi abbiamo un rischio. La seconda ondata, o anche la terza ondata, se ci sarà, sarà affrontata una popolazione non solo invecchiata, ma una popolazione che è più frustrata e più stanca rispetto a quella prima ondata. Una popolazione che numericamente non è cresciuta di molto, non è cresciuta in base alle necessità rispetto alle esigenze che pone una pandemia che, come tutti vediamo, è difficile da debellare ed è difficile da controllare. I contagi non calano e nemmeno i morti, insomma. Io credo che occorre pensare a quelli che sono, come dire, i soldati in prima linea, quelli che hanno gli stivali sul terreno, quelli che affrontano la pandemia curando i malati, e pensare al loro stato fisico e psichico, se vogliamo veramente uscire vincitori da questa battaglia. È chiaro, è un passaggio fondamentale, ma al tempo stesso stavo riflettendo in relazione proprio a questo grado di frustrazione, perché poi, come ricordava anche lei, Presidente Troise, la frustrazione di un medico si sposa con quel concetto definito come burnout, cioè una vera e propria condizione quasi di patologia, cioè il sentirsi poi inadeguati e il non riuscire a gestire situazioni impegnative come quelle della pandemia del SARS-CoV-2 del Covid-19, che appunto, come ricordava, non è che con una bacchetta magica dall'oggi al domani cancelliamo i morti o le persone contagiate o le persone nella terapia intensiva. Un sistema ci sarebbe forse, iniziare ad assumere di più, Presidente Troise? Sto pensando anche ai soldi e agli investimenti che appunto si spera possano arrivare a breve per la sanità. Guardi, sulle assunzioni mediche noi assistiamo a una giostra di numeri che fa il paio con quella che abbiamo visto sui posti in terapia intensiva. Posti attivi, posti attivabili, assunzioni precarie, assunzioni stabili. Non si sa un numero concordante di medici assunti tra regioni, Corte dei Conti, governo e quelli che sono i dati della realtà delle singole, dei singoli ospedali. Insomma. Occorre certo un piano straordinario di assunzioni. E però sconta il fatto che medici specialisti non ce ne sono, non ce ne sono disponibili in base alle esigenze. E quindi occorre ricorrere a quel grande bacino di medici specializzandi in formazione, soprattutto quelli degli ultimi 2 anni, sugli specializzandi. Noi abbiamo 30.000 medici che sono in formazione specialistica, Sì. specializzandi, che la legge permette di assumere, almeno per quanto riguarda gli ultimi 2 anni, con contratto a tempo determinato, e contratto pari a quelli dei medici ospedalieri. È un bacino a cui dobbiamo assolutamente attingere, perché per formare un medico specialista occorre dai 4 ai 5 anni. Meglio un medico quasi specialista che nessun medico o un medico non specialista. È chiaro, mi lascio aggiungere che poi, al termine del periodo emergenziale non si può, come in alcune regioni si era appunto così paventato, prendere, salutarli e dire vabbè, è finita l'emergenza, grazie, complimenti, ci rivediamo quando ci rivediamo. Certo, ma anche per questo occorre evitare ogni forma di lavoro usa e getta. Occorre assicurare forme di lavoro sì a tempo determinato, perché non abbiamo tempo per fare i concorsi, ma che abbia tutte le garanzie e le prerogative di un lavoro contrattualizzato, insomma. La legge permette di far questo per i medici in formazione, almeno per quelli degli ultimi 2 anni, e credo che occorre ricorrere, come dire, con manica larga a questa possibilità, senza stare a pensare ai veti che pone l'università. Va a centellinare i medici disponibili ad anticipare l'età del loro ingresso nel mondo del lavoro. Sai, io ho una perplessità, Presidente Troise, riguardo proprio non solo l'aspetto legato all'accesso del mondo del lavoro, ma legato anche ad una, diciamo così, programmazione degli accessi stessi, perché troppe volte ci siamo ritrovati davanti quasi delle liste della spesa, cioè abbiamo questi soldi, compriamo queste cose, oppure eventualmente costruiamo degli ospedali o li rinnoviamo, e anche qui ci sarebbe da aprire una parentesi importante. Non leggo mai, mi corregga se sbaglio, non vedo mai una programmazione in termini assunzionali, eventualmente a tempo determinato o indeterminato, ma che preveda, magari nel corso degli anni, no?
un progetto che va ad ampliare il personale sociosanitario, Presidente Troisi. Non abbiamo un programma che lega i bisogni del sistema a quelli che sono gli accessi alla formazione. Insomma. È vero che abbiamo aumentato anche nell'ultima legge di bilancio di 4.100 unità i contratti di formazione specialistica, ma è sempre un progetto che in qualche modo si limita a tappare i buchi, insomma. Cioè a rincorrere le necessità e le esigenze, ma al di fuori di un quadro generale in cui si dica quello che ci serve e come facciamo a rispondere a questo fabbisogno, insomma. Negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, il conto della spesa ha penalizzato fortemente il numero di contratti di formazione, tant'è che si è creata una platea che anche quest'anno, 9.000 medici, che sono rimasti esclusi dalle scuole di formazione di post laurea. Medici che quindi devono arrangiarsi in attesa del prossimo concorso e coltivando la speranza di poter avere una seconda possibilità. Quello che voi avete definito imbuto formativo, che poi è diventato un po' un termine a cui siamo abituati noi addetti alla comunicazione, che conoscono fin troppo bene i medici in attesa di entrare in un percorso di formazione. È insostenibile un modello del genere, Presidente Troisi, anche perché stiamo parlando di professionisti, stiamo parlando di medici che ormai sono laureati in medicina, lo diciamo per i nostri telespettatori, che si ritrovano in una sorta di limbo, cioè sono un medico ma vorrei fare il cardiologo, ma non riesco ad accedere al percorso di formazione in cardiologia di 4-5 anni, perché comunque parliamo di molti anni, e quindi mi trovo sospeso, come coloro che sono sospesi, direbbe il poeta, Presidente Troisi. Noi abbiamo aumentato gli accessi alla facoltà perché non costavano niente e facevano fare bella figura al ministro di turno, ma non abbiamo aumentato di pari passo gli accessi alla formazione dopo la laurea, perché aveva un costo e occorreva quindi intervenire nel bilancio. Così facendo noi abbiamo costretto ogni anno qualcosa circa dagli 8 a 10 mila medici laureati e abilitati a mettersi in lista d'attesa, ad aspettare tra lavori sottopagati e comunque precari la possibilità di accedere a un secondo turno l'anno successivo, o ancora a un terzo turno, se anche il secondo va male. Noi dovremmo legare ogni contratto di formazione al posto di ingresso nel mondo al corso di laurea. Ogni iscritto al corso di laurea deve avere la possibilità di completare il percorso formativo, perché soltanto questo è il requisito necessario per entrare nel lavoro dentro la sanità pubblica, ma anche dentro la sanità privata. È chiaro. Altrimenti si vive sempre in un mondo fatto di lavori e lavoretti sottopagati, non all'altezza dell'impegno di studio che comunque è durato 6 anni e più. No, non è possibile. Insomma, quella che gli inglesi chiamano gig economy, appunto, l'economia dei lavoretti, quella che, insomma, nessuno dovrebbe soggiacere a quel tipo di realtà, ancora di più se parliamo di professionisti o se parliamo in questo caso dei medici. Per amor di cronaca, però, lo voglio dire, dottor Troise, l'abbiamo detto. Le ragioni che spingono ad abbandonare gli ospedali e quindi ritornare, vorrei ritornare un attimo ancora sul questionario. In questo caso chiedo anche alla regia di mostrare il sito della NAO perché è stato pubblicato, quindi qualora i nostri telespettatori vogliono approfondire, ecco qui, c'è il sito internet con le grafiche e c'è la possibilità di scaricare non solo la sintesi ma le versioni integrali tanto della prima parte quanto della seconda. L'abbiamo detto, è lo spirito di sopravvivenza che veramente ci rattrista molto sapere che un medico vuole abbandonare, no, la sua attività professionale perché si sente in pericolo, ma non è qualcosa che è stato registrato solo in Italia, perché troppo spesso l'estero viene indicato come una sorta di isola felice, perché tanto in Inghilterra quanto in Svezia e adesso anche in Germania siamo di fronte ad una situazione molto simile, Presidente Troise. Infatti l'idea del lavoro ci è venuta da un articolo del The Guardian che riportava uno studio analogo del Servizio Sanitario Nazionale inglese che descriveva appunto una fuga nei prossimi 2 anni della stragrande maggioranza dei medici oggi impegnati a combattere la Covid. Abbiamo visto poi che anche in Svezia hanno avuto problemi simili, si parla di 500 medici che ogni anno vanno via dal sistema svedese e sicuramente è più generoso del nostro, almeno dal punto di vista delle retribuzioni, ma anche la grande Germania, che abbiamo vantato tutti come modello di controllo della pandemia, comincia a segnalare una pressione insostenibile
da parte dei suoi medici, delle strutture ospedaliere. Insomma. Il problema cioè è diffuso perché in qualche modo in tutta Europa, soprattutto in Italia, c'è questa discrepanza tra un lavoro che con la pandemia è diventato ai limiti della tollerabilità, se non intollerabile, e condizioni economiche che non sono adeguate all'impegno che viene richiesto. Insomma. In Italia soprattutto il livello degli stipendi è inferiore di circa 30-40% a quella che è la media europea. Esatto, non l'abbiamo citato, c'è il tema dei salari, non solo quello delle assunzioni, c'è il tema legato agli stipendi, insomma, e al fatto che non siamo commisurati anche sul rischio, oggi un rischio ancora maggiore, come abbiamo detto, a causa della pandemia. Non le ho chiesto, ma lo faccio adesso, dei dirigenti invece sanitari, dottor Troise, sono soddisfatti della loro posizione o da questo punto di vista avete riscontrato qualche criticità? Beh, loro convivono negli stessi spazi in cui vivono i medici, insomma, e condividono le stesse condizioni di lavoro, dando però un giudizio meno negativo rispetto ai medici per quello che riguarda la valorizzazione durante il periodo della pandemia e in qualche modo hanno, probabilmente perché hanno un'età media più bassa rispetto ai medici, una minore propensione ad uscire dal sistema. Anche perché il mercato oggi cerca medici specialisti piuttosto che dirigenti sanitari, insomma, quindi Certo. l'alternativa è di gran lunga più bassa, insomma. Un dato interessante però è che tutta questa insoddisfazione è un elemento unitario del sistema. Tra nord e sud non ci sono grandi differenze, insomma. C'è una qualche differenza per disparità di genere per quanto riguarda i medici, con le donne che sono più insoddisfatte rispetto agli uomini per i motivi che abbiamo già descritto in Anche perché precedenza. ricordiamo, Presidente, che i ruoli apicali, appunto, e quindi dirigenziali sono ancora quasi esclusivamente maschili, insomma, Assolutamente, troviamo quasi sempre uomini a capo dei reparti e delle strutture sanitarie. assolutamente sì. E questo ovviamente crea un modo diverso di vivere anche lo stesso disagio, insomma. Come dire, il disagio accomuna la professione, però in qualche modo abbiamo più disagi che sono vissuti in maniera differente dai segmenti della popolazione, che sono i giovani, i meno giovani, le donne o gli uomini, insomma. Senta, visto che citava una certa unicità da nord a sud, anche le regioni più virtuose, sto pensando al Veneto, per esempio, si ritrovano in una situazione di questo tipo? Cioè, avete riscontrato un malcontento anche del personale nelle regioni che fino a poco tempo fa venivano utilizzate proprio come modello, no, per tutte le altre? Guardi che già oggi le fughe maggiori sono segnalate in Veneto e in Piemonte, quindi regioni che in qualche modo sono tra i primi posti della griglia dei LEA. Però i giudizi più negativi li abbiamo registrati, come c'era da aspettarselo, al sud d'Italia, perché le condizioni di lavoro sono pessime dappertutto, ma se mi permette sono più pessime, se si può dire, per quanto riguarda il sud, che ha vissuto un blocco di turnover più lungo, e in qualche modo a una popolazione ancora più anziana rispetto a quella già della media italiana. Insomma, avremo bisogno dei giovani, i famosi ragazzi del 99, e ne avremo bisogno presto e soprattutto al sud. Sono molto perplesso su quell'idea di sanità che guarda, perché fino ad oggi è stato così, esclusivamente ai bilanci, Presidente Troise, l'abbiamo detto anche in apertura di questa nostra diretta insieme, e che guarda alla struttura sanitaria come potrebbe guardare ad una qualunque altra, diciamo così, società che si occupa non di persone, ma di numeri, di bilanci, di penne da produrre, insomma, questo modello il Covid ci ha raccontato che era sbagliatissimo. Voi lo raccontavate anche da prima e noi giornalisti l'abbiamo fatto insieme a voi. Io non posso pensare, non posso credere che quando tutto questo sarà finito ripartiremo da lì, Presidente Troisi. Guardi, la sanità è un sistema complesso e un sistema complesso non si governa guardando esclusivamente ai conti, insomma. Un sistema complesso si può governare coinvolgendo i professionisti che sono produttori di salute e che producono appunto non pene e biro, ma tutelano un bene che la Costituzione protegge, insomma. Io spero che quando parleremo della rivoluzione copernicana, come fa il ministro Speranza, ci ricorderemo che occorre partire dalla governance delle aziende, cioè da come si governano le aziende sanitarie, che
che non emette più la marginalizzazione dei medici da ogni processo decisionale e il trionfo delle culture cosiddette manageriali che in qualche modo negano ogni valore professionale. Le aziende sanitarie ormai hanno perso il loro obiettivo di produrre salute, sono diventati dei vicini che hanno di mira esclusivamente il controllo dei costi e quindi controllano tutto ciò che costa, compresi i diritti, compresi i professionisti, diventati contenitori giuridici di rapporti che sono per lo più rappresentati da catene di comando fini a se stessi, insomma. Noi Certo, abbiamo un modello diverso. è stato chiaro, non è possibile qualcosa del genere, una catena di comando fine a se stessa, appunto, diceva il presidente Troisi. Prima di salutarla, abbiamo una brevissima clip del ministro della Salute Speranza, non posso non fargliela vedere perché, diciamo così, si guarda al vaccino come ad una fase di svolta, di cambiamento, e gliela faccio vedere e poi la commentiamo insieme prima di salutarla. Chiedo alla regia di mandarla, grazie. Poi c'è una seconda leva essenziale, che è quella delle vaccinazioni. Noi siamo partiti anche con un ritmo, io credo, molto interessante, molto determinato. Nella serata di ieri, nella tarda serata, abbiamo superato le 500.000 vaccinazioni in Italia. Credo che questo sia un segnale importante. Io voglio esprimere gratitudine a tutte le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale che ci hanno consentito di raggiungere questo primissimo risultato. E penso che siamo ancora all'inizio del percorso. Le dosi di cui disponiamo sono ancora evidentemente limitate. Abbiamo solo due grandi aziende che sono state autorizzate all'immissione in commercio, Pfizer-BioNTech prima e da qualche giorno solo Moderna. Ci auguriamo che nel più breve tempo possibile altre aziende possano essere autorizzate a immettere in commercio il loro vaccino. E dovremo essere chiaramente veloci poi ad adattare ai nuovi numeri delle dosi disponibili la nostra macchina organizzativa. E dentro quel passaggio io so che sarà fondamentale ancora il vostro ruolo, la vostra funzione, la vostra capillarità, la vostra capacità di essere vicini alle istanze e alle esigenze dei cittadini. Quindi è chiaro che in questa prima fase al personale sanitario abbiamo Eccoci, Presidente Troise, una macchina organizzativa importante da mettere in piedi per proseguire con un numero sempre crescente di vaccinazioni. Al personale sanitario abbiamo chiesto tanto e lo si continua a fare, dottor Troise. al ministro Speranza occorre dare atto di aver fatto molto per la sanità pubblica e di continuare a impegnarsi per assicurare risorse economiche necessarie ad un suo rilancio. Insomma. In questa fase in cui il vaccino rappresenta una, non la soluzione, ma sicuramente una soluzione praticabile a portata di mano, occorre puntare molto sul vaccino. Occorre aumentare la capacità di vaccinare e occorre garantire a fasce larghe di popolazione nei tempi più rapidi possibili una protezione che almeno dopo la prima fase, se la prima fase è parziale, dopo la seconda fase diventa quasi vicina al 90%, insomma. È un'occasione, che però molto dipende dalle forniture che arriveranno all'Italia in questi periodi. Se arriverà un terzo vaccino, forse ci aiuterà a risolvere molti problemi, ma anche dalla possibilità di mettere in campo almeno 20.000 soggetti, tra medici e infermieri, siano disponibili a fare vaccinazioni quasi 7 giorni su 7 per 8-10 ore al giorno, insomma. Prima riusciremo a tutelare la popolazione, prima potremo pensare a una ripresa economica, insomma. Se non c'è sicurezza nel piano della salute, difficilmente avremo un rilancio economico di un paese che è profondamente colpito da quello che ci è capitato. Siamo d'accordo, assolutamente d'accordo con lei. Dottor Troise, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io la saluto, la ringrazio. Ecco qui ancora ricordiamo il sito di Anao dove è possibile poi consultare questo report che avete realizzato, di cui abbiamo parlato perché davvero ha tanti dettagli, il lavoro in ospedale, i tempi del Covid, abbiamo visto che poi ha delle ripercussioni anche sulla salute del singolo. Grazie al dottor Costantino Troise, ricordiamo presidente nazionale Anao Assomed. Grazie per essere stato nostro ospite. A presto, un buon lavoro, presidente. Grazie a voi, buona serata, a presto. Grazie a Costantino Troise.
Una mela al giorno non finisce qui. Chiaramente, fra pochi istanti, Roberta Sias con una seconda parte molto interessante, quindi rimanete sul 264, io do la linea alla regia, poi fra pochissimo ritorniamo.